Eccoci, eccoci, eccoci! Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a capire se esiste un modo di darci un'indicazione quando è il momento di porre un freno nel nostro portafoglio di altcoin. Esiste un metodo che possiamo applicare in maniera semplice e veloce per capire se le altcoin incominciano a scricchiolare contro Bitcoin. Abbiamo visto in questi ultimi giorni un po' di debolezza delle alt e soprattutto anche di ETH contro Bitcoin, ma ne abbiamo parlato nella live che abbiamo fatto in questa settimana, una super live dove abbiamo analizzato totalmente quello che poteva succedere su Ethereum, su Ether, la regina delle cripto, e vi ho anche accennato alla possibilità che pre-lunedì 8 febbraio, giorno di rilascio dei futures sul CME di Ether, potevamo assistere a un momento di debolezza perfettamente inquadrato, ma questi sono atteggiamenti abbastanza comuni del mercato. Ma un po' moltissimi di voi mi hanno chiesto: esiste un modo in cui possiamo in pratica andare a capire se le altcoin nel nostro portafoglio non diventano estremamente rischiose? Sì o no? Ragazzi, allora in questo video vi spiego tre regole, tre indicatori, più che tre regole, con i quali si può creare un metodo per capire quando è rischioso avere tante altcoin in portafoglio. Bene? Iniziamo. Sì, ma non va bene così, ragazzi, perché mi mancano i vostri mi piace. Ok, dobbiamo superare i 1200 mi piace per questo video. 1200 mi piace, ragazzi, su con i pollici. Vediamo se ci riusciamo. E poi, come sempre, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E adesso andiamo subito a vedere il primo indicatore che conoscete benissimo, che va utilizzato per darci una importante indicazione su dove siamo con lo altcoin sì, in portafoglio tante sì, come, dove e quando, altcoin no. Vi spiegherò anche come si usano questi indicatori, quindi non soltanto li guarderemo, ragazzi. Allora, intanto iniziamo dal primo, che è la dominance di Bitcoin, perché non è possibile capire se le altcoin nel nostro portafoglio sono troppe o poche, perché se non guardiamo la dominance di Bitcoin, questa cosa non si può fare. Quindi la prima cosa, dominance di Bitcoin, ragazzi. Allora, dominance di Bitcoin come va interpretata? Bisogna fare analisi tecnica sulla dominance, leggerissima, semplicissima, oppure guardate i miei video perché io ne parlo spesso della dominance di Bitcoin e vi dico a che punto siamo. Comunque, il primo indicatore che dovete andare a utilizzare è andare a dare un'occhiata alla dominance di Bitcoin con time frame weekly. Non usate nessun altro TF, non serve in questo caso, ragazzi, ok? Dopodiché andiamo a vedere a che punto è la dominance. Allora, quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, quindi il super pump delle altcoin, tutto bello, tutto rose e fiori, che numeri poi tra l'altro, ragazzi, perché le altcoin quando fanno un pump, essendo capitalizzate molto poco rispetto a Bitcoin, lo fanno in maniera bello aggressivo, quindi i numeri sono notevoli e si fanno tanti gain. Perciò, se noi andiamo a guardare quella che è la dominance di Bitcoin, vediamo che questi ultimi giorni, che sono qui, scusate, settimane, ragazzi, queste ultime settimane che vedete sono quello che avete assistito, diciamo i pump a cui avete assistito sul lato delle altcoin. Sono bastate, diciamo, 4 settimane di ribasso della dominance che hanno creato quella super pump delle altcoin a cui avete assistito in questo mese. Se guardiamo invece al passato, ci rendiamo conto invece della super pump di Bitcoin sull'intero mercato, che è creato attraverso questo trend rialzista. Questo è quello che è successo infatti da settembre, quando Bitcoin ci lanciava quei super rialzi. Allora, qui abbiamo la prima indicazione fondamentale che ci dà la dominance di Bitcoin: se stare sulle alt sì o sulle alt no, dipende dal trend della dominance. E soprattutto, siccome il trend della dominance si genera attraverso più settimane, quelle che dobbiamo andare a guardare sono i livelli di supporto o di resistenza della dominance.
Qual è il livello di resistenza e di supporto che la Dominance ha relativamente a Bitcoin e cosa può cambiare le regole rispetto a queste ultime settimane a cui avete assistito? Cioè a questo fatto che le altcoin performavano meglio di Bitcoin e quindi conveniva stare sulle altcoin e averne tante in portafoglio. Nel momento in cui andiamo a guardare questi livelli ci rendiamo conto che questa settimana Bitcoin ha raggiunto un livello di supporto importante. Il livello di supporto sulla Dominance che si può tranquillamente vedere perché è una zona di forte supporto in questo caso del mercato ed è raffigurabile all'interno di questa zona. In questo caso, essendo la Dominance una percentuale del mercato, è anche facilmente indicabile con un singolo numero intorno al 60-58%. Vi faccio vedere sul grafico. Questa zona, tutta questa zona, deve essere considerata una zona di supporto della Dominance e questo ci indica che se Bitcoin, se la Dominance arriva all'interno oppure tocca questa zona, l'ha toccata semplicemente questa settimana, forse a quel punto, per un motivo o per un altro, che poi andremo magari a vedere con analisi differenti sul mercato, conviene spostare alcune altcoin e switcharle su Bitcoin. Primo indicatore, prima regola e metodo di come applicare. Guardiamo la Dominance e vediamo se ci sono zone di supporto per la Dominance di Bitcoin oppure se Bitcoin è in trend positivo con la Dominance. Ma esiste anche un secondo indicatore che un pochettino zooma solo sul mercato altcoin. Ovviamente ragazzi parlo delle altcoin sopra 500 milioni di cap. Questi ragionamenti non si possono applicare alle altcoin più piccole, i token che sono poco capitalizzati, perché quelli diciamo vivono di vita propria ma sono anche estremamente rischiosi e anche estremamente profittevoli, ma vanno analizzati con tutt'altri sistemi. Questi però li potete applicare, questa indicazione, questo metodo, a tutto il portafoglio di altcoin più grosse capitalizzate, che poi sono quelle che tutti hanno probabilmente in portafoglio. Allora, la seconda indicazione che va a zoomare sul mercato delle alt è la Dominance delle altcoin contro Bitcoin, cioè non di Bitcoin ragazzi, cioè significa la market cap del mercato cripto senza Bitcoin. Eccolo, la market cap del mercato cripto senza Bitcoin, altro indicatore che trovate sempre su TradingView, basta scrivere questa indicazione ragazzi, crypto total market cap exclude BTC, ok? Lo trovate come un indicatore calcolato da TradingView. Questa è un'altra indicazione importante, anche qui possiamo fare analisi tecnica basilare con due linee di supporto, due linee di resistenza. Ma ancora non avete studiato analisi tecnica? Ancora non avete studiato analisi tecnica? Ragazzi, allora, se voi non avete ancora studiato analisi tecnica, non avete fatto un corso e non avete letto un libro, questo qui ve lo dovete sognare. Non si può, non si può. Anche se non fate i trader professionisti, la base di analisi tecnica sono imprescindibili se volete avere tanti di questi BTC nei vostri wallet, va bene? Ok, allora, basilare analisi di supporto e resistenza anche sul grafico della crypto Dominance, chiamiamola così, la crypto market cap solo esclusa Bitcoin, ci dà un'indicazione importante. Per esempio, in questa settimana il mercato delle criptovalute ha trovato un doppio massimo con quello del 2018. In questo caso, se io facessi una domanda a tutti voi, in questo momento le altcoin possono avere difficoltà? Era possibile assistere ad una fase di declino di qualche giorno delle altcoin? Ebbene ragazzi, se noi andiamo a ragionare in termini di resistenza, le altcoin hanno trovato un livello di resistenza. Poi bisognerà vedere se nelle prossime settimane riescono a distruggerlo, è ovvio.
Ma nel momento in cui andiamo a guardare questo che è il grafico, riusciamo anche a renderci conto a che punto siamo. Intanto la grandissima galoppata da marzo, chiaramente è evidente di tutto il settore, che siamo in trend assolutamente rialzista dell'intero market cap delle cripto, esclusi Bitcoin, è abbastanza evidente. Ma mentre Bitcoin ha fatto massimi su massimi storici, aumentando la sua market cap, le cripto ancora no. E questa è la vera differenza. Perciò andiamo a notare questa linea di resistenza. In questo momento, se le criptovalute nella prossima settimana non breccheranno questa zona e saliranno sopra i 500 billion di market cap, probabilmente incorreranno in una fase di respiro, che non vuol dire un ribasso, eccetera, perché siamo ancora in trend fortemente rialzista. Però una fase di respiro c'è. Ovvio, ragazzi, se questo grafico girasse totalmente al ribasso e quindi vedremmo una cosa del genere, sarebbe assolutamente da eliminare tutte le cripto, tutte le altcoin dai nostri portafogli, almeno se facciamo dei ragionamenti da trader professionisti e da investitori professionisti. Quindi se ragionate in termini di gestione del vostro portafoglio e non di credenze, filosofie o partecipazione a progetti informatici che sono ragionamenti che non stiamo facendo in questo momento. Terzo e ultimo indicatore che possiamo andare a guardare è quello relativo a uno zoom ancora più dentro il mercato delle criptovalute, cioè andiamo a guardare la regina, perché ragazzi è la regina che guida il mercato delle criptovalute più piccole, è la regina che guida alcuni settori, cioè quello degli smart contract per esempio, o quello della DeFi, che hanno performato tantissimo in questo momento. E perciò, se andiamo a guardare la market cap della regina, ci possiamo rendere conto anche se ETH può avere una problematica in quella settimana e quindi portarsi dietro, perché no, tutte le criptovalute. Ed eccoci davanti al grafico della market cap di ETH. E qua ragazzi, un'altra indicazione molto interessante. ETH questa settimana ha fatto il break del suo massimo e sembra confermarlo, perché oggi è domenica, quindi dovrebbe chiudere questa candela al di sopra. A questo punto, questo indicatore ci dà un po' la soluzione e le linee guida per leggere tutto quello che noi ci siamo detti finora, perché adesso facciamo il sunto e guardiamo anche un po' quello che ci dicono questi indicatori per creare il nostro modello. Allora, quest'ultimo indicatore ci dice che Ethereum è forte ancora sul mercato, tant'è vero che ha rotto i suoi massimi storici come market cap, quindi considerando anche la supply che aumenta man mano che vengono minati nuovi ETH. E questa cosa è interessante perché se da una parte abbiamo quindi il primo indicatore che ci dice che probabilmente Bitcoin assume un po' più forza, però non è neanche una fase che ha invertito, ragazzi, perché non abbiamo nessuna inversione a favore di Bitcoin nella dominance nel brevissimo periodo, perché dovremmo avere una candela verde quantomeno in una zona del genere per avere un effetto resistenza. Quindi in questo momento la situazione è questa: Bitcoin ci dice che ha rimbalzato, quindi o assume più forza Bitcoin o perdono un po' le altcoin. Dal secondo indicatore invece abbiamo il livello di resistenza dell'intero settore cripto, che ci dà un campanello d'allarme e ci dice la prossima settimana è molto molto importante per le cripto, perché se non rompono e non breccano questo livello di resistenza, probabilmente si riposeranno un po' per la prossima settimana e magari lì sarà pericoloso, perché potrebbero anche iniziare una fase ribassista di qualche settimana e quello sarebbe magari più sostanzioso. E questi due indicatori, quindi la dominance di Bitcoin con il mercato della market cap del settore cripto, un po' concordano sulla fase di riposo del settore delle criptovalute. Ma, e qui interviene il terzo, questo non concorda, perché dice attenzione che la regina che guida, la regina che fa la capolista, la regina che fa la maglia rosa delle criptovalute ha già breccato il suo massimo storico.
quindi questo è un segnale rialzista. Allora, se noi chiudiamo il cerchio così, dobbiamo semplicemente fare una cosa, tenerci le nostre cripto ancora in portafoglio per qualche giorno e vedere la prossima settimana. Se la prossima settimana iniziano un po' ad avere un campanello d'allarme, allora magari è giusto preoccuparsi. Ma siccome TH ci ha indicato la strada e ci ha detto attenzione che io ho già breccato, e c'è una buona probabilità magari che nelle prossime settimana, passata la bufera futures, che secondo me ragazzi lunedì e martedì potremmo assistere a ulteriori incrementi magari di ETH, perché non penso che andranno subito a shortare, insomma la vedo un po' difficile una cosa del genere, vedremo, comunque va visto. Però se la prossima settimana sarà ancora forte per le cripto, potremmo assistere invece ad una continuazione rialzista delle criptovalute e del settore cripto, quantomeno quelle altamente capitalizzate, e magari assistere al famoso break di questo livello dei massimi e quindi un'indicazione costante, diciamo, della continuità del trend. Bene, allora abbiamo capito quali indicatori dovete andare a guardare se volete avere delle indicazioni macro gigantesche riassumibili in un numero chiaramente dell'intero mercato. Poi ogni singolo progetto andrà analizzato per quello che è la sua struttura di analisi tecnica, la sua struttura di analisi fondamentale. Però queste sono delle macro indicazioni per chi ha un grande portafoglio di cripto e vuole capire se è un momento giusto per switchare, per esempio, su Bitcoin una buona parte. Sicuramente si può anche avere una via di mezzo, quindi ragionare in maniera trasversale e non dire mai le switcho tutte 100% del mio patrimonio su Bitcoin, ma possiamo anche ragionare in maniera intelligente e dire ok, ho due indicatori che mi danno pericolo sulle altcoin. Uno invece mi dice che vedi che la prossima settimana si può andare ancora su, allora invece di switchare il 100% delle altcoin magari ne porto il 30%, e così facendo ragazzi siete diventati asset manager, gestori di portafoglio. Vi sembra banale? Assolutamente no. Fatemi sapere cosa ne pensate e come sempre noi ci rivediamo la prossima settimana, perché su Bitcoin ci sono tante tante novità stra importanti. Ok ragazzi, ciao, buona domenica.